risolvi graficamente la seguente disequazione irrazionale: meno radice quadrata di x più 3 minore o uguale di meno x più 1. Altro esercizio riguardante sempre le disequazioni razionali, risolvibili però, che possiamo risolvere solo in maniera grafica, utilizzando poi le spiegazioni e le nozioni che abbiamo visto sulla parabola, che è l'argomento che stiamo trattando. Dunque, io direi come al solito di metterci a posto le cose, direi di portare questo meno radice di x, questo meno davanti che mi dà fastidio, lo porterei a sinistra. Lascerei 3 lo porterei a destra, chiedo scusa, quindi questo lo porto a destra, meno x più 1 invece lo porterei a sinistra, quindi cambierei di segno queste cose qui e avrei un 3 più x meno 1 minore o uguale di radice di x, no? E quindi, visto che 3 meno 1 fa 2, abbiamo che a sinistra c'è x più 2 minore o uguale di radice quadrata di x. Preferisco sempre, se è possibile avere questo tipo di situazione con entrambi i membri positivi. A questo punto rappresento la retta y uguale x più 2 e la curva y uguale radice di x, che tra l'altro abbiamo rappresentato anche prima, abbiamo capito essere parente della parabola x uguale y quadro, però dalla parte, da parte in alto, per y maggiore uguale 0, ma adesso lo vedremo. E chiaramente ci chiedono, mi dici dove la retta è più in basso o al massimo incontra la curva y uguale radice di x? Questo ci stanno chiedendo. Bene, allora intanto, di sicuro è molto agevole e semplice rappresentare la retta y uguale x più 2, perché y uguale x è la solita bisettrice primaria che taglia, che passa per origine e taglia il primo e il terzo quadrante, due parti uguali. Y uguale x più 2 è la parallela avente intercetta pari a 2, quindi passa per il punto 0,2 e inoltre interseca l'asse delle ascisse nel punto meno 2,0. Preparatevi, tenetevi forte, allacciatevi le cinture, eccola qua la retta y uguale x più 2. Y uguale radice di x, l'abbiamo già visto prima, ma qualora magari qualcuno non avesse visto il video precedente, per y uguale radice di x basta intanto scrivere che y è maggiore o uguale a 0, perché se questa radice, che può essere positiva o al massimo nulla, deve essere così anche l'altro membro, quindi anche y maggiore o uguale a 0. E poi tutto questo lo intersechiamo con x maggiore o uguale a 0, perché radicando di una radice quadrata. Questo va rappresentato in questo modo. È chiaro che allora toglieremo tutta la parte che sta a sinistra dell'asse dell'y di equazione x uguale 0, quindi comprenderemo solamente il primo quarto quadrante, e y maggiore uguale 0 elimineremo la parte che sta al di sotto della retta y uguale 0, appunto dell'asse x, quindi ci rimane questo. Poi, elevando al quadrato una parte all'altra, otteniamo, come vi dicevo prima, x uguale y quadro, che è una parabola avente vertice nell'origine, asse di simmetria proprio coincidente con l'asse delle ascisse, concavità rivolta nel verso dell'asse x, e in pratica è una parabola che fa così. Ma chiaramente non ci interessa la parte di sotto, visto che ci dicono che y è solamente maggiore o uguale, quindi lo togliamo. Ma a questo punto intanto notiamo subito una cosa, che questa volta y uguale radice di x, che è questa, e y uguale x più 2 di sicuro non si incontrano, quindi di sicuro è una a essere più in alto dell'altra, è la retta a essere sempre più in alto dell'altra. Ovviamente parliamo da 0 in avanti, no? Cioè da questo punto in poi chi è più in alto? È sempre la retta. Ma noi ci chiedono, mi dici quando la retta è più in basso? La risposta è mai. Y uguale x più 2 non può mai essere né uguale, perché non incontra mai la retta la questa curva, né più in basso né minore di radice di x, perché è sempre y uguale radice di x, che è questa, a trovarsi più in basso rispetto alla retta y uguale x più 2. Quindi la risposta, infatti il testo degli autori Massimo Bergamini, Tifone Gazzella Barozzi, Matematica 2.0, il volume 3 della Zanichelli, ci dice che S è questo. Questo significa insieme vuoto, cioè la soluzione, quando la risposta è mai, si mette vuoto, anche non esiste x appartenente reale, si potrebbe scrivere. Questa è la soluzione di questo facile esercizio.